c'è un giovane, c'è chi forse deve essere gente che ha delle idee, non mi ricordo. Poi ci sono le eccezioni, ci sono le novità, ma sul mercato uno che ha 35 anni, ma non può lavorare nessun curriculum. Ah, magari farà qualche ripresina qua e là, oggi è un po' di volata. Sì, no, tipo così, sale, prendiamo. Ma io conosci, sempre la religione, così, brutta. Sì. Ma con la giacca no, sempre. Allora, piuttosto preferisco se metti in turno la sciarpa. Sì. Ci siamo, stiamo per iniziare l'eliminatorio del nono concorso internazionale di canto lirico Felice Lattuada qui a Morimondo. La giuria è arrivata tutta, è formata da grandissimi personaggi del mondo della musica. Tiziana Caminiti in mezzo soprano, il maestro Günther, agente, manager di cantanti, il maestro Roberto Servi, il presidente di giuria, e poi c'è Fabio Bonocore, direttore artistico del Teatro Marinetti di Vegarlasco, il maestro Davide Piaggia, il direttore artistico, grande tenore, e poi c'è Lorenzo Bizzari, direttore d'orchestra, e spero di non aver dimenticato nulla. Ecco, comunque stiamo per cominciare, pochi minuti e iniziamo con l'eliminatoria. Allora, Antonini, Caputo, Ciung, Cocchetti, Crepanzano, Maria Quaglia, Angelica, sono. Quando non c'è... No, è soltanto che Selina va messa, è l'ultima del primo gruppo. Selina, c'è Kang. Questo è il numero 11. Sì, perché ho sbagliato, esatto. È l'ultima del primo gruppo. E perché tra stanotte e stamattina qualcuno mi ha cambiato, mi ha chiesto dei cambiamenti. Invece che Chiaramanese, dopo Chiaramanese c'è questa Selina, giusto? Chiaramanese non è quella del 9:45. È quella di domani mattina. Dovrebbe venire domani mattina, presto. Quindi quando siamo? Quando siamo questa Selina? Alla fine del primo, dopo Minghio. Che sarebbe il numero Selina? Allora, lui è fotografo ufficiale, okay, che fa le riprese, abbiamo lavorato in TV con lui, quindi Luca di diritto d'autore. Beh, comunque ogni volta che arriva un cantante ci dici chi è. Certo, sì, okay. Sì, no. Ma dico a loro di dire il loro nome, diventa da loro. Tanto la primaria è di la scelgo loro, poi decidete. Sul caso. Esatto. Ah, Elena Ricciardello è assente perché è malata, mi ha mandato la mail stamattina. Elena Ricciardello, è quella delle numero, io ho le mie cose. 25, che ora? Ok, grazie. Oh sì, ore 16. La che è alle ore 16. Sì, è malata. 25 io ho una. Elena Ricciardello. Che ha fatto un cambiamento in un nuovo. Sì, allora, e le prove sono tutte aperte al pubblico. E ovviamente non votano oggi, perché vabbè, la votazione è domani alla finale. Ho già raccomandato di non uscire durante le esibizioni. E nulla, questo. Ciao. Sono il tenore Davide Piaggio, il concorso lirico Felice Lattuada è teso alla scoperta e valorizzazione dei giovani cantanti lirici e al recupero di quali sono i meriti della produzione artistica di Felice Lattuada, compositore nato appunto a Morimondo nel 1882, che padre del regista Alberto Lattuada. E questo concorso che è giunto alla nona edizione grazie alla pianista organizzatrice Antonietta Incardona,
porta con sé quando propone un premio d'attuata appunto un cantante che presenterà una delle sue sei liriche, naturalmente per concorso è aperto al, a tutto il repertorio della, del grande panorama operistico. Le liriche sono inedite. Il maestro Lattuada ha composto principalmente delle opere liriche prima di diventare un compositore di cinema anche per i film di suo figlio Alberto. Le opere principali sono La Tempesta e le preziose ridicole, peraltro registrate anche dal maestro Servile, interpretate dal maestro Servile in edizione 1991, appunto preziosa registrazione appunto perché per gran parte della produzione del maestro Lattuada è inedita. Ok. Vorrei fare invece te la parte che dice che sono stranieri, italiani, che non sono fuori, non dall'altro. Prego? Sì, sì. Anche tu qualcuno non cogliamo qualificare, quindi lo dimentico. Sì, sono Antonietta Incarnola, pianista, concertista, musicologa e presidente di Polemia Cultura. Scusate. Perdonate un attimo. Parlate pure, ma un po' basso. Ripeto. No, parti da dove eri arrivato. Ok, di Polimia Cultura e sono appunto i candidati, sono 33 e provengono un po' da tutto il mondo, dalla Corea, dalla Cina, tanti molto dall'Italia anche comunque, Francia, Germania, abbiamo qualcuno dall'Inghilterra e appunto danno la possibilità, il comune ci dà non solo il patrocinante ma è anche dà un contributo al concorso perché ci sono appunto dei premi sia in denaro che con coppe, con diciamo attestati vari. La giuria è veramente qualificata a altissimo livello, il maestro Roberto Servile che vedete lì in centro se vuoi magari riprenderlo è comunque un baritono di grande importanza ed è presidente di giuria, poi abbiamo il maestro Gunther che è un agente, come per agente, Fabio Bonocore che è il direttore artistico del Teatro Marinetti di Garlasco, il maestro Marco Sizzi che è presidente di Mettiamoci all'Opera, Tiziana Caminiti, la professoressa che è un mezzo soprano che lei è di grande importanza, e il maestro Lorenzo Bizzarri che è direttore d'orchestra. Non sono presenti oggi il maestro Adriano Bassi, un pianista musicologo direttore d'orchestra, sarà presente nelle semifinali. È importante questo concorso anche perché dà la possibilità di incidere con un disco, sia in una compilation con le aree più famose che hanno dei vincitori. E poi quest'anno per la prima volta c'è un gemellaggio con il concorso internazionale di canto lirico organizzato dal maestro Roberto Giannola, che si svolgerà ad agosto a Bellano. Quindi i finalisti, oltre al premio in denaro, oltre al premio alla Coppa e comunque alla vittoria di un concorso internazionale, saranno ammessi direttamente alla finale di un concorso internazionale a Bellano che si svolgerà ad agosto. Quindi diciamo tante sono le possibilità. In più il maestro Bonocore nella sua prossima stagione sceglierà eventualmente dei cantanti, se lo riterrà opportuno, dei cantanti da chiamare, da contattare per le sue opere. E la casa discografica che si occuperà dell'incisione invece è la Shiva Collection, che ha studio a Biella, a Londra e a New York, e con quale collaboro da alcuni anni, quindi andrà in studio a incidere e sarà presente domani per le semifinali. E cos'altro? Io devo intanto ringraziare ovviamente il comune di Milmar, il sindaco Marco Morelli che è sempre disponibilissimo per tutte queste edizioni. Questo spetta perché nel 2009 addirittura quando è partita la rassegna dedicata all'attuale, perché il concorso è più recente, mi ha dato la possibilità e lo spunto per poter parlare e approfondire la musica di questo importante compositore che è stato direttore della Scuola Civica di Milano per 30 anni e La Tempesta, come diceva il nostro Piaggio, è stata eseguita addirittura al Teatro alla Scala. Quindi veramente ad altissimo livello. Veduto d'autore è il nostro sponsor ufficiale, partner ufficiali, fotografi ufficiali, nonché gestiscono la parte del web e del sito che è dedicato al concorso. E poi un altro, Laura Frigerio, che è dell'ufficio stampa, che si occupa di questo. E cos'altro dire? È un concorso che dà veramente tante opportunità e ne sono molto, molto orgogliosa e ogni anno cresce sempre di più. Quindi mi aspetto tutti, insomma, la finale di domenica 16 alle 15 vi farò sapere ovviamente il vincitore. Wow.
Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al nono concorso, anzi alla finale del nono concorso di concorso internazionale di canto lirico Felice la Poala. La diretta potete ascoltarla se volete comunicarlo anche a qualcuno tramite la nostra radio che è radio sp30.xyz. Noi siamo una piccola radio web dell'Interland di Milano e ci occupiamo anche di fare eventi culturali come questa sera. Qui con me ci sono Davide Piaggio, direttore artistico della manifestazione, tenore di successo in carriera. Abbiamo la nostra vecchia conoscenza di Radio SP30 perché abbiamo avuto l'onore di averla diverse volte per presentare i vari eventi. Abbiamo Antonietta Incardona, pianista, concertista, insegnante di musica, ha organizzato questa manifestazione tramite appunto Polimia Cultura. Io in questo momento passo la parola a loro che avranno appunto l'onore di presentare gli artisti che poi avremo l'onore di sentire. Grazie a tutti. Buonasera, io sono Davide Piaggio, direttore artistico di questo splendido concorso internazionale di canto Felice la Poala, giunto alla nona edizione. Il concorso è nato appunto 9 anni fa con l'intento di valorizzare il patrimonio lirico italiano e soprattutto intentare quella che dovrebbe essere una sacra causa per tutto il panorama italiano, cioè il recupero di un autore magari meno noto di quelli perennemente in cartellone, appunto nelle fattispecie Felice la Poala, nato a Morimbondo nel 1882, padre del regista Felice la Poala, dell'Alberto la Poala, pardon. Felice la Poala è stato per anni il direttore della Scuola Civica di Milano, 30 anni esattamente. Però diciamo, la sua grande produzione è stata principalmente operistica, con l'opera La Tempesta, Le Preziose Ridicole, che sono state rappresentate alla Scala, al San Carlo di Napoli e anche al Metropolitan di New York. E, Metropole. E la Poala è stato anche nella fase finale della sua carriera un compositore di colonne sonore da film, è stato il compositore delle musiche del primo film di Federico Fellini, realizzato in collaborazione appunto con Alberto la Poala. Noi siamo qui oggi appunto a presentare 9 cantanti straordinari che hanno superato delle severe selezioni, data una giuria di grande qualità che ci ha onorato della presenza e del lavoro di questi 2 giorni. Siamo giunti al concerto finale, i cantanti presenteranno ciascuno di loro 2 brani e quindi 2x9=18, ma nel mezzo noi presenteremo 2 liriche di la Poala perché assegneremo un premio la Poala. Appunto approfittando di questa occasione per presentare una piccola parte della musica di questo meraviglioso autore, tesa poi in un futuro prossimo all'incisione appunto di queste musiche, in modo che possa rimanere testimonianza digitale. Esatto. Passo la parola all'organizzatrice Antonietta Incardona. Okay. Grazie Davide. Io intanto ringrazio la Radio SP30 che ci segue. Sì, Davide intanto va a raggiungere la giuria perché è come direttore artistico in commissione. E io ringrazio, a parte i cantanti che hanno partecipato per l'eliminatorio erano in 33, sono arrivati in 33, stamattina hanno fatto una semifinale, si è svolta una semifinale e in finale oggi ne abbiamo appunto, la giuria ne ha portati avanti 8, quindi una selezione severa, un livello molto alto, come sentirete veramente un livello molto alto. E in primis devo assolutamente ringraziare la commissione che è veramente di prestigio incredibile. Allora, partendo dal presidente che è il maestro Roberto Servile, baritono famoso di chiara fama, che è appunto il presidente di questa commissione già alla seconda edizione, se non sbaglio, maestro. E poi guardando la commissione di fronte a me, alla mia destra ho il maestro Günther Obwexer, giusto maestro? Che è un agente, manager della agenzia Alia Opera. Vicino c'è la professoressa Tiziana Caminiti, che è un mezzo soprano, anche lei è molto importante. Il maestro Marco Sizzi, presidente di Mettiamoci all'Opera. Di fianco il maestro Fabio Buonocore, che è il direttore artistico del Teatro Marinetti di Garlasco. Girando vicino a Roberto Servile, giusto per chi ci ascolta alla radio, guardando la commissione, abbiamo il maestro Lorenzo Bizzarri, che è direttore d'orchestra, pianista,
Esattamente, lui lavora molto in orchestra, un coro veramente importanti a Bologna, è di Bologna, perché la commissione non è di Milano, ecco, cioè, il maestro Servi viene da Genova, dalla Toscana il maestro Sizzi, insomma il maestro Buonocore da Garlasco, insomma è una commissione che si è mossa per sentire questi ragazzi. E Lorenzo Bizzarri dirige l'orchestra della Basilica Musicale dei Servi a Bologna. Stamattina in fase di semifinale abbiamo avuto il maestro Adriano Bassi, noto pianista, compositore, musicologo, direttore d'orchestra, e ha scritto più di 20 libri, e poi il direttore artistico Davide Piaggio, che come ha detto, abbiamo detto prima, è tenore in carriera. Quindi con una commissione così io sono veramente strafelice. La manifestazione esiste da 9 anni ed è patrocinata dal comune, che non solo dà il patrocinio ma dà anche un contributo, quindi le borse di studio, i primi 3 premi sono in denaro, quindi possono contribuire a quello che può essere un percorso di studio dei cantanti. C'è chi sta studiando ancora, c'è chi ha già cominciato la sua carriera, però confrontarsi con un concorso con altri candidati di paesi diversi è sempre molto motivante. Intanto, tra parentesi, ringrazio tantissimo il maestro Andrea Vulpani, che è il pianista collaboratore, anzi fate un applauso perché ha fatto veramente un lavoro incredibile. E che altro? Allora, per quello che riguarda i premi, sì, ci sono le borse di studio e poi c'è un premio speciale al quale tengo particolarmente, che è specifico per le voci gravi, cioè per il basso in particolare, per la voce maschile più grave. Questo perché è dedicato al maestro Giancarlo Boldrini, che ormai è mancato da qualche anno, perché sono stata l'ultima pianista che l'ho accompagnato nei suoi ultimi 5 anni di carriera, e quindi abitava a Vermezzo, un paese qua vicino, e quindi ci ho tenuto a creare un premio per lui. E il premio del pubblico, che appunto sarà il pubblico stesso a votare i candidati, che saranno 8 in questa finale. E poi c'è il premio Felice Lattuada, sentirete 2 cantanti al centro del concorso, che canteranno la seconda e la terza lirica di 6 liriche del maestro Lattuada, che andranno a brevissimo a completare un'incisione solo sul maestro Lattuada. Io devo ringraziare il sindaco Marco Marelli, che mi ha sempre sostenuto in tutti questi anni, perché il concorso è su 9 anni, escluso il Covid, ma la rassegna Lattuada esiste dal 2010, quindi da tanto. E nei primi anni del concorso anche il comune di Abbiategrasso ha aderito a livello di patrocinio e di contributo, e qui tra l'altro sono contenta di avere il sindaco Cesare Nai, che è venuto a presenziare, anche se per poco tempo visti gli impegni, sindaco, a presenziare questo concorso che sta prendendo comunque il suo, diciamo, corpo nell'arco degli anni. Poi maestro, io posso cominciare, se la giuria è pronta, io direi che possiamo cominciare. Grazie ancora Monica e a tutti i radiospettatori, si dice così, radiospettatori, che seguono la trasmissione in diretta, quindi potete applaudire, anzi li sostenete e poi votate. Allora, la prima degli 8 interpreti finalisti, dico 8 e non 9 a beneficio del pubblico che ha il diritto di voto per un premio speciale, è Anna Cocchetti, interpreterà Mitra D, quell'alma ingrata, dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.
seconda interprete in concorso è Benedetta Marchesi, che interpreterà A Scostati, smani implacabili, dal Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart. Terzo interprete in gara è il soprano Selina Seo-hee Kang, che interpreterà Un bel dì vedremo dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini.
Il quarto candidato in concorso per la finale è il basso Zhang Shuai e interpreterà La calunnia dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Il quinto interprete in gara è il mezzo soprano Sun Quyen Hui Livia, che interpreterà O Malire Immortel da Safo di Charles Gounod.
Il sesto candidato è il soprano Simona Pia Ritoli, che interpreterà Je dis que rien n'est épouvante dalla Carmen di Georges Bizet. Thank you.
settimo candidato è il tenore Yuxuan Wang, che interpreterà dall'Arlesiana di Francesco Cilea È la solita storia del pastore. L'ottavo interprete è il baritono Shi Yan, che dal Tannhäuser di Richard Wagner canterà O du mein Holdern, Abendstern.
campane, sentiamo le campane. Attendiamo un minuto in quanto stanno suonando le campane nell'abbazia qui accanto. Thank you.
Gli 8 candidati hanno finito di interpretare il loro primo brano, quindi è giunto il momento delle arie da camera di Felice Lattuada. Mentre Antonietta Incardona raggiunge il pianoforte per accompagnare le due liriche di Lattuada, ringraziamo Vedute d'Autore per le fotografie ufficiali e Laura Frigerio per l'ufficio stampa. Voglio ricordare al pubblico che queste due interpretazioni di Lattuada non devono essere valutate, non partecipano al premio del pubblico. Dunque, il primo brano, interpretato dal soprano Miriam Gorgoglione, viene dalle arie da camera di Felice Lattuada ed è Congedo. Thank you.
Il soprano Elena Antonini interpreterà il secondo brano dalle aree da camera di Felice Lattuada, Ondeggiano i letti di rose, dai versi di Gabriele D'Annunzio. Und
Abbiamo ascoltato le due arie da camera di Felice Lattuada, interpretate da Miriam Gorgoglione e Elena Antonini. Al pianoforte ha suonato Antonietta Incardona. Allora, ritornano gli 8 candidati per il loro secondo e ultimo ciclo di arie. Primo interprete, ritorna il soprano Anna Cocchetti, che interpreterà Non so le tetre immagini dal Corsaro di Giuseppe Verdi.
torna il secondo candidato, il soprano Benedetta Marchesi, che interpreterà Tu chi voli già, spirito beato, da Fausta di Gaetano Donizetti. Thank you.
Ritorna la terza candidata, Selina Seo-He Kang, che interpreterà la Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, Io sono l'umile ancella. Torna per la seconda aria il quarto candidato, il basso Zhang Shuai. L'aria è dall'Aleko di Rachmaninoff, Vesta Bar Spit. Thank you.
Ritorna la quinta candidata per esibirsi nella seconda aria, il mezzo soprano Sun Quyen Hui Livia, Stride la vampa dal Trovatore di Giuseppe Verdi. Thank you.
Si esibirà ora per la sua seconda aria il sesto candidato, il soprano Simona Pia Ricoli, con l'amico Fritz di Pietro Mascagni, Son pochi fiori. Si esibisce per la seconda aria il settimo candidato, il tenore Yuxuan Wang, per Torna FDCD di Dalle Villi di Giacomo Puccini. Oh!
Si esibisce ora per la seconda e ultima aria l'ottavo candidato, Shin Yan Baritono, che interpreterà Nemico della Patria dell'Andrea Chenier di Umberto Giordano. Ringraziamo il maestro Andrea Vulpani che ha accompagnato tutte e 16 le arie del concorso.
Bene, allora io la commissione adesso si deve, i candidati si sono, hanno finito, e la commissione si deve riprendere, aspetta che prendo il microfono, o vuoi dirlo te, Davide? Okay. Oh sì. Si deve riunire per poter decidere i vincitori, quindi il pubblico può aspettare qua, nel frattempo penso che la radio passi degli... Io dico intanto questa cosa, i vincitori avranno il primo premio, 700 euro di borsa di studio, più segnalazione ai concerti presso gli enti, il secondo premio 300 euro, vabbè, la coppa ovviamente, lì ci sono le coppe e il diploma, il terzo premio 200 euro, le, i premi speciali sono 150 euro per entrambi, premio per le voci gravi e per il premio La Tuada. E abbiamo creato un gemellaggio con il maestro Roberto Gianola, direttore d'orchestra, con un altro concorso, per cui i finalisti, i vincitori, scusate, i vincitori della, di questo premio andranno automaticamente ammessi alla finale del, di un concorso internazionale che si svolgerà a Bellano ad agosto. E poi ovviamente c'è la produzione di un disco con la Shiva Collection. Grazie a tutti e aspettate. Aspettateci che arriviamo con i vincitori. Grazie. Musica. Il primo premio è stato vinto questa sera dal mezzo soprano Sulfen Queen. Un applauso. Okay. Posso fare una foto tutti insieme? No, non te la meriti. Non te la meriti. Commissione, venite qui. Commissione. Sì? Vieni da noi, Lidia, vieni, vieni. Complimenti, Lidia. Grazie! Sentiamo là con noi un attimo, però è il primo contatto che abbiamo con lei. Molto buono. Sei fantastico. Bravissimo. Grazie. Veramente. Ragazzi, brava, devi fare tante belle cose. Sei proprio brava. Non piange, sta carina. Okay. Se vuoi dopo ti faccio un arco e poi c'è una canzone. Ok. E non ci sei, la lasciate di là. Sindaco dov'è? Presidente, mi spiego col plico. L'ha fatto già la foto? No. Aspetta. Ok. Aspetta, Bravo, bravo. Hai visto? Sei stato male? Guarda. Sei stato male? Sei anche bravo. Io... Ma anche io posso fare con i cantanti? Con i cantanti, no? Sì, sì. Puoi fare quello che vuoi. Con tutta la commissione. Adesso fare con la commissione. Va a votare, vai. Elena Antonini,
classe 1999, studio attualmente al Conservatorio di Brescia. Sono all'ultimo anno di biennio in canto lirico. È stato bellissimo ricevere questo premio, al quale appunto tenevo molto, in quanto appunto si tratta di un premio proprio dedicato alla figura alla quale è dedicato il concorso. Veramente bello anche il fatto di poter studiare qualcosa di nuovo all'interno di un contesto competitivo, ed è sicuramente molto formativo. Sono veramente felice. Ringrazio insomma tutta la giuria, ringrazio l'organizzazione. Tutto stupendo, e anche Morimondo è sicuramente un posto stupendo da vedere. Grazie infinite. Benedetta! Non ce la fai con questo, Ah. Grande angolare. Aspetta, facciamo 16 noni. 16 noni. Grande angolare. E vedete, c'è un mondo. Carrellata. Premio, terzo, secondo, primo. No, premio qua. Sì, no, hai fatto da parte degli altri, arrivare. Terzo, secondo, ok. Non fate delle facce troppo serie, eh. Sorridete, eh. Siete su che di camera, ridete. Il numero di premio è? Terzo. Fammi il commento. Ah, ok, allora. Adesso abbiamo allora direttore artistico Davide Piaggio, ok? Maestro Davide Piaggio, poi i vincitori del terzo premio ex aequo, Zhang e Benedetta Marchesi, e ha vinto il secondo premio Xi'an, giusto? Che è in basso, poi baritono, basso bene, ok? Elena Antonini, premio speciale Felice Lattuada. E qui poi abbiamo una professoressa della commissione, Tiziana Caminiti, e il maestro Günther Obwexer sopra di me, la vincitrice del primo premio, quindi del nono concorso internazionale di canto lirico, Lattuada, la nona edizione. E, allora, Sun Tianhui. Ecco, è uguale, l'ho detto uguale, anche Livia, detta Livia per gli amici. Poi il presidente di giuria, il maestro Roberto Servine. Il maestro Lorenzo Bizzarri, direttore d'orchestra, Fabio Bonocore, direttore artistico del teatro di Garlasco, il maestro Marco Sizzi, presidente di Mettiamoci all'Opera, e non ultimo il maestro Andrea Vulpani, collaboratore pianistico di tutti i cantanti e del concorso. Uh-huh. E quindi ci rivediamo l'anno prossimo per la decima edizione del concorso Felice Lattuada. Grazie ancora al sindaco Marelli, applauso. Ovviamente, dobbiamo fare l'applauso. Ah, ci applaudiamo. Ok, all'anno prossimo. Arrivederci all'anno prossimo. Ciao a tutti, auguri a tutti quanti. Ok. Ciao. All'anno prossimo. Ok. Bene, Bene, vi aspettiamo l'anno prossimo per la decima edizione, e vi ricordo che potrete trovare il video di tutto il concorso, della finale del concorso, che tra l'altro è stato anche ripreso in diretta da Radio SP30, sul sito di Vedute d'Autore e sul sito anche del concorso internazionale Felice Lattuada, e anche le foto che saranno scaricabili gratuitamente direttamente dal sito di Vedute d'Autore. Arrivederci l'anno prossimo. Wow.